Una Toyota Ego è uscita di strada, si è schiantata contro ad un palo e si è ribaltata sul fianco. La segnalazione è arrivata al NUE 112 nella serata di domenica 1 gennaio, poco prima delle 21. Sul posto, in strada della Chiara, sono arrivati i vigili del fuoco di Ivrea e Bosco Nero, l'ambulanza del soccorso avanzato e i carabinieri e hanno subito visto che del conducente non c'era traccia. Subito dopo l'incidente, avvenuto magari già nella notte di San Silvestro, chi era alla guida ha abbandonato la vettura. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire al proprietario. Ancora un incidente sulla strada provinciale 565 Pedemontana, nei pressi dello svincolo per Bairo, nella giornata di martedì 3 gennaio, intorno alle 18.30. A scontrarsi un Audi e una Ford Kuga. Una terza vettura, in seguito all'impatto tra le due, è stata parzialmente urtata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, le ambulanze di base e soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Valchiusa e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Feriti i due occupanti dell'Audi, che dopo le prime cure sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. Illeso l'uomo alla guida della Kuga. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Incidente nel pomeriggio di domenica 15 gennaio, poco dopo le 16, sulla provinciale 222 a Strambinello. Una Nissan Qashqai, con a bordo 5 persone, tra le quali una bambina, è uscita di strada, terminando la sua corsa dopo aver impattato con il fianco contro il muretto in bilico sul fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, le ambulanze della Croce Blu e della Croce Rossa di Ivrea e di soccorso del 118 e i carabinieri. Gli occupanti della vettura, dopo le prime medicazioni, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Una donna è stata investita dal treno nella mattinata di lunedì 16 gennaio, poco dopo le 9, ad un paio di chilometri dalla stazione di Bosco Nero in direzione San Benigno Canavese, all'altezza di via Teresa Belloc. Il treno POP 26006 per Rivarolo si è prontamente fermato, ma purtroppo troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano, la Croce Rossa di Chivasso, i carabinieri di Volpiano e Chivasso, l'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco e la Polfer. Inutili tentativi di rianimare la donna, sono in corso gli accertamenti sull'accaduto. Con tutte le probabilità si è trattato di un gesto inconsulto. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro convoglio. L'allarme per un incendio divampato in un'abitazione è scattato nella serata di martedì 17 gennaio intorno alle 18 in vicolo Altenia Romano Canavese. Quando i vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte, San Maurizio Canavese e Carro Fiamma sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, hanno avuto la brutta sorpresa. Nell'abitazione al primo piano, al momento dello scoppio dell'incendio, c'era una coppia. Inutili tentativi del 118 di salvare la donna, classe 1953. Il marito, classe 1942, e il figlio, giunto poco dopo e rimasto intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme, sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.
Il piano è andato completamente distrutto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Diverse le ipotesi, da un problema alla stufa a un rogo volontario in seguito a un litigio. Sul posto anche il PM Cravero. Incidente nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio intorno alle 14 in via Quinzena al chilometro 4.7 a Borgiallo al confine con Collaretto Castelnuovo. Un Audi A4 fuori controllo è uscito di strada precipitando giù dal burrone che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, la Croce Bianca del Canavese, le di soccorso del 118 e i carabinieri di Quarnier e Ivrea. L'uomo alla guida, su un sessantenne di Rivarolo Canavese, dopo le prime cure è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Adesso ti dico, Edo. Ancora un incidente sulla Pedemontana oggi, martedì 24 gennaio 2023, intorno alle 14.30, quasi all'altezza del distributore di carburante di Bairo. A scontrarsi una Ford Fiesta con a bordo un uomo e una Lancia Y condotta da una ragazza. Entrambe le vetture sono uscite di strada finendo sul prato che costeggia la carreggiata. La Lancia Y si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e carabinieri della compagnia di Ivrea. Illeso l'uomo alla guida della Fiesta, mentre la ragazza è stata estratta dalle lamiere dell'abitacolo e dopo le prime cure è stata trasportata in ospedale. Non pare in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sì. Un momento qui. Sì.